Eccoci qua, allora, no, no, cosa ho calcato? Ok, a voti musichetta un po' più bassa e tutto fai da te, abbiate pazienza. Allora, primo video, qualche problemino d'audio, ma dovrei aver risolto. Ok, allora, continuiamo con Joe Winnie. Già medaglia d'oro, lo City of Light, non lo scorso torneo, l'altro ancora. L'altro era Fuji, era un po' incasinato. Allora, stiamo a questo punto, continuiamo il round, siamo a 9, meno 15. Siamo riusciti tutti i par 4 a prendere l'extra e purtroppo i par 3 sono ancora lì. Ho fatto delle sfiorate, ma le sfiorate non vale. Allora, deve entrare. Comunque, round di qualificazione. Quindi tranquilli ragazzi, tranquilli, 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 anche voi che giocate, è importante la qualificazione, ma la cosa più importante è calma, la calma, perché dobbiamo arrivare sino alla fine e poi il giorno, la finale, tensione, quello che volete, eccetera, eccetera. Questo è il mio telefono, sembra trasparente. Non uso calcolatori, non uso niente, faccio tutto quello che mi ricordo, divido com'è e vado ad occhio, lo vedete nel gioco, non aspetto niente, vado direttamente. E non che chi usa i calcolatori, io non sono, non mi oppongo, anzi, assolutamente, è un tipo di gioco diverso, sono delle correnti diverse. Io certo calcolo le cose, ma non ho il calcolatore a fianco. Allora, navighetto. Speriamo di far bene come abbiamo fatto nel primo stream. Vediamo anche questo. Facciamo quello che possiamo, ragazzi. Ricordatevi, importantissimo. Tranquilli, tranquilli. Piano piano si migliorerà. Piano piano troverete un torneo dove un po' di fortuna vi assisterà e azzeccherete anche meglio. Tranquilli, ci sono tantissimi streamer che vi faranno vedere, io farò vedere i colpi a modo mio, a volte sono colpi che avete già visto, a volte sono colpi che io mi invento, capito? Qua niente di particolare, niente di particolare, nessun look particolare. Ok, adesso solo in battaglia più concentrati. 5 di top. Mamma mia ragazzi, ui, ui, ui. Ah, peccato, oh, niente, le sto sfiorando, ma il par 3 non vuole, non male, non mi vuole aiutare, non mi vuole aiutare, non mi vuole aiutare. Scusate, ero super concentrato, avete visto. Comunque, giochiamoci la qualificazione, qua siamo andati un po' a sinistra. Quindi siamo lì, forse anche l'angolo di mira, non avendo la direzione perfetta, l'ha sbagliato quello, l'altro mi è sembrato perfetto. Sai che entro il giallo, ho idea che sia così. Ok, continuiamo questa registrazione, bellissimo. Ancora non ho l'autorizzazione per lo stream da YouTube, perché ci vuole 24 ore, non so quanto ci vuole. Ah, uguale, chi se ne frega, tanto per avere 3 o 4 che mi guardano, mi guardate lo stesso che così se mi volete guardare. Ah, qua sono contento che ho il Guardian, che la gioco diversamente.
bianchetta, anche se a me è un po' disturbicchia, la metto un po' più bassa. Sono proprio filo filo, eh. Riuscite anche a occhio a capire come va la palla, come va la mazza, tutto viene alla meglio, piano piano. Adesso abbiamo un tiro molto interessante che abbiamo fatto anche prima col driver. Speriamo di azzeccarla perché è da azzeccare, non è un tiro scontato assolutamente. Usiamo la preferita, la mia Labor Day. Tutto destra e un po' di carro pure, e si spera di prendere quel piccolo piccolo pezzo di fairway per andare in green. Prima ho sfiorato quasi la buca, no, sfiorato sfiorato, ma a un 2 metrini. Vediamo come va adesso. Mi raccomando, underpower, underpower, e perfetto. Ok, pizzo di fairway, lo sapete qual è, questo qui il vento è molto più forte. Uno di top in meno, vediamo se è servito. È un bel tiro, ragazzi, eh? Allora, vi ho dato proprio l'idea giusta per fare un bel eagle. Tutte e due le buche giocate alla grande, molto bello. Avete visto che rispetto alle prime 9 c'era più vento. Non usiate degli automi se c'è più vento. Togliete un mezzo di back, uno di back, se no la palla, poi, anche se ve la colpite bene, vi schizza in rough. Qua addirittura avete visto, era un'antichina anche di meno, ma non esageriamo, è un tiro fatto con un drive, eh? E io ho l'extra mile 5, non è neanche così preciso. Underpower vi aiuterà nel prendere il perfetto, ricordatelo, non lo dice nessuno, ma l'underpower vi aiuta. Questo, vedete, è un piccolo overpower, che non è necessario qui. Potreste prendere il bunker. Non era necessario. Il tiro è quel tiro lo stesso, bravissimo. Forse ha mirato qui dentro. Bellissimo colpo anche lui. Bellissimo. Bravo, bravo. Versicchio. Ok. Primo extra, secondo e 9 preso. Primo extra, secondo e 9. È un bel torneo, tutti faranno bei risultati, non solo io. È un bel torneo, finalmente sarà un po', ci darà un po' di soddisfazione a tutti. Vedere un po' un punteggio che a volte ci sognavamo. Abbiamo delle possibilità, naturalmente sono tutte appese a un filo, ma ci sono queste possibilità. Ok, ragazzi? Ok, non so qui se ho chiamato
Mazzao. Ah, ho questa cagata. Però potrei. Posso usarla? Ah, sai perché? Perché ho la palla 5. È per divertimento, a volte si pitta. Allora, io spesso quitto. Diciamo, in uno stream vedere anche un altro tipo di colpo può essere comunque utile. Vedere un altro tipo di colpo può comunque essere utile. Un colpo che poi fate, non so, quando fate il cleaning, quando giocate per il clan. Lui lo stesso può usare a dire, lui ha cosa? Il black bomb. Bene, ci siamo fatti due bei tiretti. Allora, un po' di musichetta, dopo abbiamo un par 5. Musica senza copyright. Ne ho scaricato altra, non so fare sto cacchio di cartella. Qualche cosa mi inventerò. Apprezzati adesso che sono riuscito a fare questo piccolo miracolino. Capito? Ho anche degli altri effetti, ma adesso voglio lasciare così. Non sveliamo tutto al primo streaming. Allora, dove ha sbagliato lui? Io so, non l'ho guardato bene. E questo è un errore che fanno molti principianti. È molto importante se fai il rough bump, capito? Non usare overpower e anche mirarlo bene, tra virgolette. Allora, i par 5. Guardate bene come gioco i par 5. Molto importante i primi tiri. Ok? Guardate bene il primo tiro del par 5. Che palla uso? Guardate bene. Look very well which kind of ball I'm gonna use, which power I'm gonna do and everything. Ok. Allora, qua, ok, no, qua abbiamo katana. Questo lo giochiamo, non c'è bisogno di nessun overpower, lo giochiamo con un quarterback. Interessante da guardare anche questo. Questo è molto delicato come tiro, che c'è questo bunker. Ok, allora, tutto top, tutto destra, per quello che possiamo. Portiamo indietro. Ho underpower sempre col quarterback. Così. Guardate come batte, così capite perché è underpower. Non rischiamo mai, ragazzi. Piazziamoci la palla, capito? Per un bel secondo tiro. Questo potrebbe essere un albatros, anche se non è entrato nella prima fase. Speriamo che entri nella seconda. Mi sembra l'ho mancato sulla sinistra. L'ho preso anche per. Intanto prendiamo a prenderci l'Eagle, siamo in qualificazione. La magia, il tiro di culo è meglio che ci esca nella finale che qua. Vedete come sono piazzato? Qua si vede bene dove è messo Winnie. Winnie giù. Deve essere piazzato lì. Perfetto, lo sto beccando. Oh baby, baby, give me the albatross! Come on, baby! Give me this albatross! Come on, baby! Uno e mezzo a sinistra! Ho cambiato due, uno e mezzo! Wow! Capito?
Gio, 1,5, vai, grande, grande, grande Gio. Sfiorato, sfiora, sfiora, è entrato, alla fine è entrato in qualificazione. Speriamo che mi entri in finale. Comunque, super. Super, 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 anche il primo tiro, super, super. Che musica è? Come on, baby, fui, sorry, but make me happy this, come on, make me really happy. Come on, make me happy. This is the albatross today. Come on. Oh, it's very nice to make albatross. I think it's one of the best, no? Oh, you see the line. Come on, get straight line. It's make the albatross time. Ok, adesso ragazzi, naturalmente vi metto il replay di questo meraviglioso albatross. Siamo alla buca 12, siamo già a meno 21. Ricordiamoci che niente è sicuro, quindi tutto quello che possiamo prendere, prendiamocelo. Non guardiamo gli altri cosa fanno, non ci interessa, giochiamo il nostro gioco, we have to play our games. E si gioca, basta. Ok, Albatross per voi. Albatross, una bella musica non c'è per questo Albatross. Eccolo lì. Ho dato un po' di carla a sinistra, mi dà l'idea, adesso lo voglio vedere. Qua si vede bene perché io, ecco, vedete meglio, 1,5, neanche, forse neanche 1,5, perché in 2 mi è andato un po' a sinistra, il pis era buono, che nella prima parte. Punto di mira è l'ingresso proprio. Ho dato un po' di carla, pochissimo, l'ho dato, eh. E poi fortunato anche io ho preso perfetto. Bella, bella, bella. Come cambia angolazione subito la palla? Giusta, giusta, ragazzi. Il Carlo mi ha salvato, mi sa, quel Carletto. Bravo Carletto, good Carletto. Ok, andiamo avanti. No. Stiamo concentrati, abbiamo... Ah, un momento, sorry, because I have to open this, because it's a very young account, and I have to improve my, you know, clubs, everything, money, everything. Do you know you need everything in this game? Comprato due pacchetti di palline, non adesso, ma l'altra volta. Adesso, se me l'ho preso, non mi ricordo. Allora, sono fuori concentrazione, devo restare in concentration. Ah, come on, anche questo è un extra, se tutto va bene. Drive bump, ok. Sono quasi fatto buchi in una, però ogni volta giocatela come se sia la prima volta. Niente è sicuro, ricordatevi questo. Può cambiare il vento, può cambiare, è un gioco particolare, quindi l'albatros l'ho preso, vediamo se riusciamo a prendere anche questo extra, e sarebbero tre extra di seguito, e via, ce ne andiamo per la qualification. Troppo sabato e domenica sarò a Londra, quindi sarà un po' dura. Ok, tocca a me. 2 di top, ovviamente è un po' diverso. Anche il punto di mira qua è abbastanza importante, ragazzi. Ok. Però ho equilibrato forse con quel carro, vediamo. Piano. Oh, ci siamo, dovremmo esserci, anche se non è un tiro facile perché non abbiamo l'inbringer, però ha preso un po' di forza, ha preso la palla un po' di forza. Comunque un bel rough bump.
E qua questo cosa vuol fare? Che è pazzo. No, Kef, no good. Ok. Copy me, no? Mettiamo al clan perché io voglio aiutare. I want to help the beginner. Rookies player, I like very much. Adesso qua è un tiro che mi incazzo, se lo sbaglio, ma speriamo non mi rovino tante anacrificazioni, perché purtroppo non ho, cioè ho fatto il mio primo stream su questo canale con la, dove non ho l'embringer, non ci ho proprio pensato, quindi diciamo non è il mio miglior account rookie, ma non fa niente, non fa niente. Allora un attimo, adesso mi serve concentrazione massima, massima, devo prendere perfetto, se non fa niente, dai, non fa niente, non incazziamoci. Allora, fortuna il 3. Perfetto, l'ho perfetto. Vai, baby. Ho paura, ho paura perché non l'ho sbagliato una volta. Mamma, grazie. Molte volte di più e quindi ho molta paura. 3 extra, ragazzi. Ragazzi, second 9. Ragazzi, seconde 9. Seconde 9, ragazzi. Freeze extra. Freeze extra, come on already. Ok? Eagle alla 2. Albatros alla 3 e Eagle alla 4. Alla 5 abbiamo un par 5, sì, un par 5. Non perdona, non perdona, il rookie sembra così se tutto tiri perfetto, se no il rookie non perdona. Il rookie non è il master o il come si chiama, l'expert che nei par 3 per i greater entra, no, rookie vuole il perfetto, anche l'altro. Ok, stiamo rientrando alla grande, ragazzi, stiamo rientrando alla grande. Allora, abbiamo un par 5, giusto? Che giochiamo uguale, guardate bene come giochiamo questo, molto importante, il pis, ok, e tutto quanto, molto molto importante, ragazzi. Come siamo a C più? Vabbè, speriamo bene, non sto mettendo tanto in più. Comincia lui. Anch'io giocherò sulla sinistra. No, io giocherò sulla sinistra, lui sta giocando sulla destra. No, giocherò sulla sinistra tranquillamente. Perché dopo voglio avere un colpo col Saturn. Allora, prima mi ha toccato la bandiera nell'altra, quindi dovrei tirare poco più corto. Ho un po' più indietro, un po' di underpower in più, ma l'ho pizzicata la bandiera, proprio poco. Ok, importante il primo tiro, guardate bene come gioco il primo tiro, ok? Che bel colpo, guardate che è stato in green, in fairway. Allora, concentrazione, sono importanti i primi tiri moltissimo. Ok, grazie, aspetta, ringraziamo. Ok, c'è sempre tempo per ringraziare. Alta precisione. Il vento ha spostato di 5 laterale e siamo lì ragazzi, non mi voglio illudere, ma potrebbe esserci un secondo Albatros al ricontro. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, vediamo un po', dobbiamo solo tentarci, ragazzi, ok. Dopo guarderò il mio amico Jesse che ha anche fatto la sottoscrizione. È un telefono normale, qua non ho chiamate perché uso altri telefoni per le chiamate, ma se no è un telefonino, un piccolino anche. È un P20, la Huawei P20,
light, molto bello, a me piace molto. E poi ve l'ho detto, tranquilli, fate del vostro meglio. Fate voi, monsieur, fate voi. Ok, qua un po' di concentration ce la diamo, eh? Ce la diamo perché potremmo. Non c'era la, vedi, è corto, quindi perché mi è andato lungo, quindi un po' di più di quello, se mi ricapita per stessa distanza, eh? Vabbè, beh, non tutti i barfiver escono col buco con l'albatrost, eh? Non esageriamo, il tiro già era calibrato, però vale. Poi con un grandioso non prendiamoci nervoso, non è successo niente, era corto anche, dai, e non è facile il secondo tiro. Vuole anche fortuna. Lui quante volte lo setti perfetto in certi par 3, questi di questa qua, questi par 3 non sto riuscendo ad azzeccarli, ma in certi vai proprio vicino, eh? Facciamo, mettiamo mentre fa qualche effetto. Be right back. Ho messo un bagno, va a pisciare un attimo. Ok, torniamo alla scena. Ok, ci siamo. Celtics, i programmi che da questo Streamlab se ti abboni, tutte queste cose carine. Per il settaggio ho dovuto fare io, avevo un mal di testa che non avevo capito, ieri mi sono messo ma ci sono riuscito, penso di esserci riuscito, almeno spero. Allora, tiro anche gli spareggi, mi piace anche, ve l'ho spiegato. Allora qua abbiamo, lo tiro proprio all'anello. Posso, siccome il power 5 non posso andare indietro, beh, ci proviamo lo stesso. Non è proprio il tiro che volevo fare, diciamo così. Okay. Under power, può destra. Ah, sono grandioso, vabbè. Spero non lo spinga troppo dall'altra, questo grandioso. No, però è vinta lo stesso, penso. E questo è solo un feeling, farvi capire un po' il feeling. Tipo, lo senti che devi dare il car, non so, cose che ti senti. Ok, meno 25. Mancano 4 punte. Allora, cosa abbiamo adesso? Io sono già primo con 14 bucche. Abbiamo il par 3, questo qua lo stesso, però lo gioco in tranquillità. Allora lo consiglio, allora il Lucky, a volte facciamo un bellissimo torneo e poi arriva la cagata della, che vogliamo strafare in questi par 3 che sono fatti apposta per farci sbagliare monetti, e quindi io qua mi uso tranquillamente un guardian, andiamo a prenderci, anche se l'altro l'ho tirata a una yard, o meno anche, quindi non è che non vuol dire niente. Ok, musichetta non troppo alta, che intanto io lo streaming lo facevo sempre con nessuno, quindi per me è quasi uguale registrare streaming. Mi sembra uguale. Un video l'ho caricato, dovrebbe essere andato. C'era un rumorino, cazzo, vabbè. Adesso dovrei aver eliminato perché c'era. Devo spegnere la cassa.
Ok, questo è il torneo, quindi concentrato giù. Bello, se si fa l'eagle lui, tu puoi rischiare quello che vuoi. Ecco, si fa un eagle. Saremo tranquilli se fa l'eagle quest. Allora, concentrazione. Abbiamo, la giochiamo anche un po' più distante, qui. Un po' più in alto. Vediamo proprio 5 di quasi, perché non ce la fa. Adesso che doveva prendere il grandioso qua a destra, ha preso proprio il perfetto, ma vabbè, ci accontentiamo. E l'abbiamo detto, era un tiro di approccio. Pensavo, allora mi ha preso 5 volte che l'ho fatto, 5 volte che l'ho preso a destra, infatti mi sono tenuto un po' più distante, ma non buttiamo niente. Dopo questo un secondo andrò in bagno, perché io purtroppo ho il vizio di bere molta acqua. Questo secondo stream sarà poco più lungo, forse. Ha sbagliato, mi dispiace. Purtroppo questa l'ho detto già subito, sono quelle buche tra bocchetto del rookie. Fare questa all in one è difficilissimo, non l'ho vista fare quasi da nessuno. Quindi alla fine perché rischiare? Grazie, perché rischiare questa buca? Così non ne vale la pena. Allora, un attimino, torno subito, ok? I'm gonna be back subito. Eccomi qua, sono tornato, mi sono portato anche poco frutta che mi aiuta. Ho le mani un po' bagnate. Allora, ci siamo. Adesso abbiamo quella par 4, quello. Eh sì, abbiamo il par 4, quello da fare il miracoletto. E qui dobbiamo fare un miracoletto. Non è assolutamente facile. Allora, ok. Mai, abbiamo detto la 5, qualcuno ha usato anche la tita, io ho usato uno di top, quindi no, scusate ma devo aprire, okay. È un account giovane, devo per forza aprire, quindi apro 3 così dopo non mi disturbo più, poi quello che devo maxare lo maxo dopo, maxate solo le mazze che vi importano. Certo, non c'è bisogno di spendere soldi per mazze che non servono a niente. Ok, ci siamo, sì. Siamo in registrazione, stiamo andando. Ok, ragazzi, questo
questo è, se Dio vuole, un altro extra non è facile, molto è quello più forse sospeso nel vuoto, ma ci proviamo lo stesso, ci dobbiamo provare lo stesso, ci dobbiamo provare. Prima l'abbiamo preso, una bella giocata sia mia che dell'avversario, la verità. Comincio io. Il 20 è un po' poco, quindi devo mettere forse un po' più. Anche un po' di under power, vediamo se mi aiuta. Mi sembra corta, mi sembra corta. Oddio, 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 oddio. Un po' una cagatissima. Oddio mio, non so manco se riesco a recuperarla questa. Ai 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 ai, cacchio, questa pausa non mi ha giovato. Pazienza, porta troia, piano di battere in green. Carla adesso, molto di più. Speriamo di salvare un po'. Un albero molto frontale, porca troia. Speriamo, dai. Non siamo disfattissimi. Speriamo bene. Sì, dovrei farci questo. Sì, ok, ok, mi sono spostato. Okay. Ok, ok, ci siamo. Per fortuna. Se prendevo l'altro, avevo una paura. Madonna. Ma altro che extra. Ho quasi fatto una cagata. Che puoi farci? Niente, capita. Ti hai visto? L'altro messo in buca e questo. Molto più caldo. Che non ci fosse bisogno, altro che non c'è bisogno. Al prossimo tiro devo anche concentrarmi. Minca. Allora, concentriamoci, aiuto, salviamo questa buca. Salviamo il soldato Ryan. Salvato, mamma mia ragazzi, mamma, ho avuto paura, un par mi sarebbe scazzacchiato, la buca di un extra ha preso un par, cazzo, un calorbro di vampio, madonna. Oh, e se anche capita, fanculo, anche quello. A volte quando capita così fai la buca, dopo fai lo luar, questa è la concentrazione che ti dai. Peccato, qui l'extra l'ho perso. Vento molto, qua era da dare forse 3 di top e più a destra. Vabbè, si sa per la finale, dai. Cavolo, ho avuto veramente paura qua, eh. È stata la buca più terror, il terrore l'ho visto qui, ecco. Vedi, fai la pausa, zacht. Fai la fregata. Pullman.
Ma non l'ho sfidato per niente, eh. Anzi, ho fatto un miracolo a salvarla. Ahia. Fatto un miracolo a salvarla, altro che. Allora, questa è molto interessante, l'ho detto anche prima. Ci vuole under power e un po' destra, forse troppo a destra. Boom, bello, no? I don't know. No, buono. Ci siamo. L'istinto c'è sempre. L'istinto c'è. Ok, peccato, era meno 20. Vabbè, speriamo di fare questa 1 a par 3, riusciamo a farlo 1. 1, questo è Navigator, giusto? Navigator e Sniper. Dai, bello. Make me happy. Questo errore in qualche modo. Sniper, sì. E poi valori. Vediamo un po' di questo. Proviamo, stiamo facendo proprio il massimo che possiamo fare. Non è una gran mira questa buca, non mi piace la mira, vero? Però non è che ne fanno che piacciono a me, che fanno come vogliono a loro. Voglio vedere un po'. Voglio proprio vedere. Oh, veloce. Mi metterò a toccare le cose anch'io.
quando giocavo col Golf Clash, quando sarò più vecchio e non giocherò più, a giocherò tutto mi ricordo, mi guarderò questi video per ricordarmi anche qualche punteggione che sono riuscito a fare, qualche medaglietta che mi sono preso per quello. Peccato che sono poi, se no avevamo qualche chest opening sicuramente, ma chissà così cosa riuscirò a fare, non lo so, ci vuole tempo, vedete, non è che la fai in 5 minuti la partita, ci vuole il suo tempo. Questo si è addormentato. Adesso abbiamo un par 5, lo giochiamo sempre con palla 5, under power, piazziamo la palla e poi l'Albatros è un green che cammina, abbiamo detto, e poi l'Albatros si vedrà. Non so se mettere un 4 e 2, vedere quanto possa andare dietro, non ricordo, non ricordo la vita, non ricordo il green com'è. Spero che con l'audio abbia risolto, spegnendo questa cassa, vedremo la seconda cosa, il colpo. Allora, come sono andato? Quante ne ho vinto di seguito stavolta? Come sono messo? Ah, sempre. Vediamo se la perdo proprio adesso. Quando guardo... Ah, interessante. Questa senza niente, abbiamo detto. Senza niente, la miriamo più solo dentro. Metterò... No, non lo metto, non lo rischio. Senza niente, la buttiamo dentro. Ok. 3-6. Diciamo, 3 diamo Carlo poco a poco per non rischiare, perché se prendiamo un grandioso andiamo giù. Ah, è un bel colpo. È un bel colpo, è un bel colpo. È un piss perfetto, è un bel colpo. L'ho detto, peccato, peccato, perché qui si tira così senza niente, è tutta a destra. Chi può usare lo sniper? Io per sicurezza uso il Guardian in partita. Allora, meno 28, manco una buca, dai, che è un par 5, Dio voglia, ci recuperiamo con una, ma non diciamo niente, speriamo solo di fare una bella prestazione. Siamo una palla 5, stiamo usando la Bordé, stiamo trovando bene, la Bordé ha resistenza 1 e invece la Season ha resistenza 2, infatti ho preferito la Bordé, mi sono trovato assolutamente meglio. Ok, fino adesso tocchiamo dei ferri e tutto quanto, we have to touch irons. Qua il sole se ne sta andando. Ok, guardate il primo tiro, importantissimo. Under power a salvarla, eh. Ok, vediamo qui. Vedete? Così. Sì, al centro e un poco poco di Carla a destra. Under power. Perfetto. Dai, è andata anche questa. Il tiro primo a piazzare è importantissimo. Importantissimo. Va piazzato sui 3,74 se possibile. 3,66, solo un po' più corto. Ah sì, c'era poco poco vento in meno, è vero. C'era un po' di vento in meno. Vabbè, no problem, no problem. La piazziamo. Adesso andiamo di sniper. Vediamo di fare un bel lavoro con lo sniper adesso, eh. Come on. Bel lavoro con lo sniper. Ok, adesso è il momento nostro, grazie. Vediamo un po' se siamo... Aia, non è uscita. Ma perché non hai giocato come me? Oh, vabbè. 3.3.
3.3. Facciamo 3.2, ok. Proviamo così. Ah, è grandioso. Cavolo, peccato. Peccato. Ma forse era corta. No, 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 era corta. Ho esagerato. Vabbè, qui non cambiava niente, dai. Ma niente. Perché prima mi è andata lunga. È tosta, No, no, non andava bene. Questo è stato mirato male, la verità. È stato mirato male. Male, male, male. Male, male. Baby, meno 30 online, meno 30 online, potevo fare anche meglio, il 31 era lì lì lì, i fiori delle buche li ho fatte, li avete visti par 3, 2 sicuramente super super sfiorate, speriamo nel giro finale o in qualche altro account di andare meglio. Comunque è un bel tutorial, è un meno 30 come primo streaming fatto qui per voi nel nuovo canale Joe Gamer. Vi ringrazio, meno 30 baby, e questo è Gio Viviani, meno 30, diamo lo starting scene, coming soon, live scene. Questo è il meno 30 per Gio Viviani. Andiamo avanti. E siamo sopra di gran lunga dai secondi, quindi 5 punti. Pubblichiamo nel clan, perché è importante dare coraggio anche ai ragazzi. Kaman Clan. Kaman Clan con un meno 30. Ok, usciamo. Ed è andata, grazie a tutti, ci vediamo a presto da Joe Viviani, Joe Gamer, come on, ciao a tutti, ending scene.